E adesso abbiamo un attore che davvero è da non perdere nel nuovo film Mixed by Harry, ed è con noi Luigi Doriano. Ciao Luigi, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ma è un grandissimo piacere averti con noi, a parte che adesso avremo anche il trailer del film, poi è ambientato negli anni Ottanta. Si parla insomma di quella Napoli, no? Di quando Maradona cominciava a diventare super famoso. Ci piace tutto di questa. Ed è una storia vera, tra l'altro. Sì, è una Napoli che in realtà ovviamente non conosco, essendo molto più piccolo. Quindi, però mi hanno permesso di rivivere quegli anni che sono stati fantastici. Assolutamente sì. Tu ami un po' la musica anni Ottanta, come tanti giovani? Beh, sì, assolutamente sì, perché comunque i miei genitori sono cresciuti con quella, quindi hanno cercato di influenzarmi, per cui sono cresciuto anch'io con quelle musiche, qualcuno la conoscevo. Fantastico. Io direi di far sentire il trailer e poi raccontiamo questa storia, che è una storia vera, e poi ci racconti, perché tra l'altro tu sei diretto da Sidney Sibilia, che abbiamo già visto dirigere film come Smetto quando voglio, no? Di grandissimo successo, ma anche L'isola delle rose, insomma abbiamo già avuto modo di apprezzarlo tantissimo, e poi vediamo un po' come sei arrivato tu a questo film. Vai Amerigo col trailer Mixed by Harry. Noi adoriamo già questo film, io te lo dico, lo sto dicendo al protagonista interpretato da Luigi Doriano, un attore straordinario, anche perché dice: io volevo solo fare il DJ, che era il sogno di tanti come me, per esempio, negli anni Ottanta. E quindi è un film che insomma non si vede l'ora davvero di poter vivere e rivivere. Però questa è una storia vera, vero Luigi? Sì, assolutamente, è una storia vera che parla di questo ragazzo di Forcella degli anni Ottanta che ha questo sogno che è molto complicato da realizzare, appunto, soprattutto se sei di un ragazzo di Forcella. Però lui, con la passione, senza mollare, con l'aiuto dei suoi magici fratelli, riescono a creare quello che poi è un vero e proprio impero, perché Mixed by Harry non è stato soltanto un DJ, ma come poi vedrete anche nel film, quindi non voglio spoilerare troppo, diventerà un qualcosa di molto molto più grande. Sì, esatto, fa quello che probabilmente in tanti hanno fatto, però insomma lui è stato scoperto. Tra l'altro c'è un cast incredibile, perché con te ci sono anche Cristiana Dell'Anna e un meraviglioso Fabrizio Gifuni, ragazzi, incredibili, veramente incredibili. Sono fortunatissimo, perché comunque, essendo la prima esperienza da attore protagonista, ho avuto modo di confrontarmi con questi che per me sono colossi e da cui ho provato a rubare, artisticamente parlando, sia chiaro, tutto quello che potevo. Quanto ti sei divertito, perché poi c'è stato tutto un lavoro sui costumi, no? degli anni Ottanta, sull'oggettistica degli anni Ottanta. È stato divertentissimo, perché essendo io più piccolo le cassette quasi non le ricordavo, per cui ho avuto, diciamo, questo contatto, quella possibilità di questo contatto fisico proprio con la musica, che oggi manca. Ed è stata una cosa incredibile, quindi mi sono divertito veramente come un pazzo. Ti posso chiedere, tu di che anno sei? Perché sei giovane. 2001. Capisci che ti sei perso veramente. Sì, purtroppo mi sono perso veramente delle cose assurde. Ed è una grande fortuna aver potuto interpretare un personaggio così ed immergerti in quel. Poi la musica di quel periodo spesso era meteora, no? Cioè, non è che. Però comunque è stato un periodo molto molto divertente. Ma tu sapevi, la faccenda, per esempio, c'erano i paninari. Poi era molto diverso il paninaro di Milano, di Roma, di Napoli, c'erano proprio quelle di Firenze, c'erano anche delle sottocategorie di paninari. No, veramente è stato divertentissimo, e ringrazio ancora Sidney che mi ha dato l'opportunità di vivere questa esperienza fantastica. Secondo te, che idea ti sei fatto? Perché hai scelto proprio te, che sei bravissimo, ok, però c'è sempre un motivo perché un regista sceglie un attore piuttosto che un altro. Cosa gli hai dato nel provino? Cosa ti ha fatto fare nel provino? Allora, diciamo che in realtà purtroppo per fortuna il provino non è stato uno, ma sono stati tipo 10, una cosa incredibile. Sbiancante. Sì, è stato un anno veramente complicato. Ho pensato di abbandonare tutto, perché no, è stato importante secondo me portare sempre nuove proposte, nel senso proporre sempre qualcosa di nuovo, e anche per, diciamo, aiutare magari Sid in delle scelte.
Beh, perché non lo so, forse perché assomiglio agli altri due ragazzi, ma non le Giuseppe. No, perché hai una comicità spontanea, secondo me, no? anche nei momenti in cui ci sono dei momenti in cui non bisogna essere comici, ma lo siamo a nostro malgrado. E tu hai questa roba qua che sei meraviglioso, Luigi. Grazie. Bravo, bravo, bravo Luigi Doriano, il protagonista di Mixed by Harry nelle sale. Grazie. E salutaci anche Sidney Sibilia, che adoriamo, come un regista straordinario anche lui. Ciao.